sorella, ma tua sorella nel frattempo si si è persa faceva una la vita. vita, hai scelto di dedicarti a un vizio che forse è il primario scoperto. Rivediamo quella scena. Da quanto tempo, Lorenzo? È stato solo un momento ed è già finito. Non succederà mai più una cosa del genere, Marco, te lo giuro. Devi dirmi che consuetudine hai con gli stupefacenti e se mi posso fidare di te. Perché in teoria ti dovrei denunciare immediatamente. Sono 15 anni che non tocco niente. Niente. È stata la prima e unica ricaduta della mia vita. Mi devi credere. Marco, ti prego, cioè, dammi una seconda possibilità. Ogni 2 giorni. Se sgami sei fuori. Adesso puoi andare. Chissà se gliela darai o no questa seconda possibilità. Beh, è la serie delle seconde possibilità. Se non la dà giusto a me, c'è un problema. Cioè, no. Sai, a me piace molto, per esempio, anche il taglio che hanno deciso di dare Janeci, i due registi della serie, al mio personaggio, cioè invece di mostrarlo come uno che sceglie e abbraccia in qualche modo delle vie sinistre per ottenere quello che vuole, regalandogli un po' di disperazione. Ecco, in questa scena, secondo me, c'è cioè la cosa che mi ricordo quando l'abbiamo girata insieme, che Ciro ci comunicava, era la possibilità di permettere a Marco di rivedersi c'è cioè una scena delle primissime, forse della prima puntata, in cui lui chiede una seconda possibilità, io chiedo Marco Sardoni chiede una seconda possibilità a Andrea Fanti, e in questa richiesta da parte di Lorenzo, Marco riconosce un po' di disperazione, quella disperazione che rende fragile quell'aspetto del mio personaggio che secondo me lo rende, almeno l'ha reso per quanto mi riguarda, nella Vogliamo mia nuova fare un interessante. applauso anche a questo regista che è bravissimo, Chi è? molto preparato, e tanti registi che seguono questa serie di grande Gli anni successo, che ma rivede lui, Silovis. eh sì, e ci mette sempre uno zampino molto molto di profondità, di profondità. Ecco, invece il tuo rapporto con la tua sorella gemella, che non si mostra per tanto tempo, ha svelato una parte di te. Ti posso dire che nella mia scala di simpatia sei cambiato da così a così? In quel momento ti ho voluto bene, ma tua sorella è un passo avanti. Rivediamo quella scena. Devi tornare in camera, devi stare là, dai. Ti accompagno per forza. Aspetta, ha ragione lui. Non sono una bambina e non voglio più nascondermi. Ascoltati, che stai. Un amico si chiama Alessandro ed è il mio centro. È molto bello, quasi come Un amico, tipo un fidanzato. Stiamo insieme e ora voglio che venga a trovarmi. Tu e lui avete, nel senso tipo, ti sembra una cosa da chiedere? credimi, è più difficile per me che per te. Però se i tuoi medici te dobbiamo sapere. Certo che li abbiamo. Io e Ari saremo insieme per tutta la vita. È un bel confronto questo, un gran bel confronto. Lei tra l'altro è bravissima. Recitare con lei è stata una fortuna, perché trovare, al di là di trovare dei professionisti, anche quella è una fortuna, trovare degli esseri umani così splendidi è un privilegio, io sono grato di questa cosa. A proposito, quello che non abbiamo ancora detto è che tu, Raffaele, sei un attore di teatro da tanto tempo, hai scelto questo.